presentazione, quello che diciamo. Bene, facciamo una pausa di qualche secondo. Allora, cari amici, abbiamo con noi oggi Cinzia Leone, la grande Cinzia Leone, eccola qua, presente, la vedete, che praticamente ci dà un contributo su quanto praticamente oggi andremo a, diciamo, a dire, a parlare. L'incontro di oggi, ho scelto per l'incontro di oggi uno specifico argomento, che è il sentimento d'amore. È molto importante. Perché non dici bene meglio solo amore? Parliamo dell'amore. Perché fai una specificazione, ossia del sentimento d'amore? Ecco, e questo è molto importante perché il sentimento d'amore indica quella percezione che tu hai dentro di te di amare una persona. Anche un'idea, una cosa. Attenzione, non riguarda solo le persone. Una persona può amare la propria abitazione, la propria casa, quindi praticamente la propria idea si estende tutto quanto, insomma, nella massima accezione. Allora, parliamo di, specifichiamo sentimento di amore perché implica che non c'è solo il sentimento nell'amore, ma c'è anche il risentimento. Questo è molto importante, quindi parliamo anche di risentimento d'amore. Sono due aspetti fondamentali che entrano in gioco nella problematica dell'individuo. Questi due eventi fondamentali sono sia il sentimento d'amore e sia il risentimento d'amore. Allora, voglio precisare quando scatta il sentimento d'amore. Poi voglio precisare quali sono come posso dire, che cosa ci comporta dentro di noi amare un'idea, una cosa, una persona. Ci sono delle aspettative. Queste aspettative possono essere appagate, soddisfatte, come possono essere frustrate, non appagate, quindi deluse sotto certi aspetti. Scusate se raschio pure io su questo versante perché capita a tutti di trovare e vivere nella vita una delusione d'amore in sostanza, che poi la possiamo manifestare con il termine sogno infranto in un certo tipo di termini. Quindi quando l'amore finisce per diversi motivi o termina, ecco, abbiamo naturalmente un sogno infranto. Poi la causa di questo sogno infranto può essere dovuta da una dei due partner, da tutte e due i partner e via dicendo. Però non c'è solo il sentimento d'amore, come dicevo, ma c'è anche il risentimento d'amore per aspettative frustrate e torti ricevuti. Quando abbiamo questo secondo espressione emotiva, che è risentimento, intanto precisiamo che rispetto al sentimento c'è solo una RI che fa la differenza. Infatti, risentimento, sentimento, risentimento. Quindi potremmo definire che in prima istanza il risentimento, in fin dei conti, è un sentimento rimescolato che può apparire per aspettative frustrate. In altri termini, vogliamo affermare che non ci sarebbe un risentimento d'amore se alla base prima non c'è stato un sentimento d'amore. Cioè, in altri termini, tu non puoi avercela nei confronti di una persona che non hai amato o che è sconosciuta all'amore, al sentimento. Invece, il sentimento d'amore scaturisce nei confronti del partner che non appaga le tue esigenze, in sostanza. Quindi è interessante già questa prima distinzione. E poi c'è un'altra importante. Il sentimento d'amore è una donazione. Quindi praticamente è la persona che dona il suo sentimento d'amore, quindi ha il suo amore nei confronti di un'altra persona. Ossia l'altra persona viene irradiata da questa luce praticamente del sentimento d'amore. E che cosa determina questa illuminazione?
nei confronti di una persona che prima non conoscevi, ma poi dopo, stranamente, accade un flash, un qualcosa di magico, per cui ti trovi a vivere un amore nei confronti di questa persona, e quindi ansie, dolori, piaceri, gioie, ma sofferenze, entrano in gioco. E che possono anche rovinarti una giornata e anche più di una giornata, anche la vita in sostanza, scelte così che possiamo definire scelte che non sono state conformi poi alla fine ai risultati che ti aspettavi. Quindi scelte sciagurate, anche questo è un aspetto importante da tenere in considerazione. Allora, il sentimento d'amore fa scaturire una cosa importante nelle dinamiche psicologiche dell'individuo, cioè il sentimento d'amore ti porta a far sì che ambienti, luoghi e persone possano divenire, quindi c'è una magia alchemica in sostanza, possano divenire praticamente parte integrante di te, ossia a tua immagine e somiglianza, un qualcosa che è la continuazione del tuo essere, come un braccio, una mano che si prolungano, come il cordone ombelicale che fa una cosa sola tra la mamma e il feto. Così avviene questa simbiosi, questa fusione, è grazie praticamente al sentimento d'amore. Se l'individuo non avesse il sentimento, non si potrebbe mai trovare in condizioni di poter manifestare l'amore, perché per manifestare l'amore occorre un sentimento. Ecco, questo è importante, perché amore vuol dire anche cura, poi nei confronti della persona che è stata inondata, illuminata da questo sentimento d'amore. Quindi è molto importante che questo sentimento d'amore possa essere presente in tutti quanti noi nella nostra vita, perché per poter identificare a nostra immagine e somiglianza idee, cose, persone che prima di questa magia, di questo appunto riconoscimento a nostra immagine e somiglianza erano delle persone strane, erano delle idee strane che non ci interessavano. Poi improvvisamente scatta un flash e abbiamo il sentimento d'amore, la donazione, il sentirsi appartenente alla medesima classe, alla fusione, alla simbiosi, una cosa sola in sostanza, questo voglio dire. Non ci si arriva subito a questa purezza simbiotica del sentimento d'amore, perché ci sono quattro stati fondamentali che lo determinano. Il primo stato o stadio è quello praticamente dell'empatia. Si inizia con un'empatia, ossia, ma guarda te, sto bene a parlare con questa persona perché ha gli stessi miei problemi. Ecco l'empatia, riconoscersi appartenente alla medesima classe di qualsiasi cosa. Ed è importante l'empatia, perché l'empatia apre o annulla la diffidenza della parte logica e razionale e ti fa superare quell'impasse iniziale della serie, ma tu chi sei? Cosa vuoi da me? Viene superato con questo riconoscersi empaticamente uniti a combattere una cosa. Quindi tutta la nazione italiana oggi è unita a combattere il coronavirus, insomma, e quindi di conseguenza siamo tutti vicini e stretti con un'empatia, in quanto apparteniamo tutti a un medesimo pensiero, a una medesima missione, quella della salute e quella della libertà, ossia uscire il più presto possibile. E quindi siamo uniti da questa empatia, come è unito praticamente tra di loro cordialmente due pazienti che si trovano in sala d'attesa dal dentista, in sostanza. È facile che tu ti rivolgi all'altro paziente seduto accanto a te e dici frasi: fa soffrire questo medico, non fa soffrire, è bravo questo dentista, oppure parlare e hai subito un'accoglienza. Come si chiama, signora? Come si chiama lei, eccetera. Per
Tu prova a farlo in mezzo alla strada mentre cammini su un marciapiede, a dire a una persona, va bene, come si chiama? E dice, ma che vuoi da me? Insomma, ecco, voglio dire. Invece, per magia dell'empatia, questo viene superato tranquillamente e accettato. Quindi, persone strane entrano in relazione con noi grazie all'empatia. Pure trovarsi insieme a ballare, in sostanza, è la stessa cosa. Tutti i ballerini entrano in empatia tra di loro. Tutti coloro che si trovano in questo ambiente specifico sono in empatia tra di loro. Poi cominciano le differenze. Il rapporto empatico vale per tutti, poi qualcuno mi è antipatico di questi personaggi con cui mi trovo ambientalmente a trattare e qualcun altro mi è simpatico. Quindi abbiamo il secondo stadio importantissimo dopo l'empatia, che è la simpatia. Questa simpatia però non è solo, si limita al concetto mi sei simpatico, ma entra in gioco in funzione del fatto che praticamente riconosco che tu puoi essere utile a me e io posso essere utile a te. Quindi praticamente possiamo dire che inizia quasi un negoziato di tipo emotivo, emozionale, che porta proprio praticamente a rafforzare questo rapporto empatico e trasformarlo in un rapporto simpatico di scambio di vedute, di pensieri e anche di servizi. Infatti, il rapporto simpatico è quello tra paziente e medico, in quanto praticamente lui, il dentista, cura i denti e tu hai bisogno di essere curato. Quindi, praticamente, è stato di necessità. Unico insieme crea il servizio emozionale e questo è molto importante che si possa manifestare e sviluppare. Quindi abbiamo due rapporti fondamentali per ora che abbiamo analizzato nel sentimento d'amore per creare questo sentimento d'amore che sono appunto l'empatia e la simpatia. Ma non è finito lì, questi riguardano i rapporti sociali. Quindi praticamente qualsiasi rapporto professionale tra cliente e venditore, per esempio, o tra individui, si basa appunto sulla formalizzazione di un rapporto di empatia e di un rapporto di simpatia. Poi però le due persone possono entrare in un contesto non sociale, ma personale, quindi passare dal contesto sociale al contesto personale. E ci sono altri due rapport importanti da analizzare, che sono l'affinità elettiva e la simbiosi, appunto, che è la conclamazione dell'amore, del sentimento d'amore. Quindi l'affinità elettiva che cosa vuol dire? Trovarsi insieme, bene, tutte e due, a fare una passeggiata, a parlare di sport, a parlare di teatro, a parlare di politica, ci possono arrivare anche affinità elettiva e di tipo prettamente anche sessuale in sostanza. Quindi praticamente stiamo bene a fare l'amore proprio come sesso in sostanza, insieme, è cosa che non riscontriamo con altre persone. Quindi si può toccare anche la sessualità come affinità elettiva. Però l'affinità elettiva determina un fatto particolare, nel senso che se tu vai a fare una passeggiata con una persona con cui ti trovi in affinità elettiva, vai a prendere il sole al mare, e beh, ci deve essere il sole, ci deve essere il calore, ci deve essere praticamente la bella giornata, perché nel momento stesso in cui praticamente piove, tira vento, oppure in altri momenti c'è un temporale, è chiaro che l'affinità elettiva ne risente, cosa che invece nella fusione della simbiosi, due anime che si riconoscono in una cosa sola, quindi a propria immagine e somiglianza, ritorno al concetto, pure se piove e tira vento, praticamente noi stiamo sempre bene insieme, perché ci chiudiamo magari in un caffè, prendiamo un caffè e nel frattempo parliamo ancora di quelli che sono i nostri sogni, i nostri, come posso dire, i nostri sogni, le nostre ambizioni,
E quindi non ha importanza se piove e tira vento. Ecco, questo è il punto. Allora, questi quattro stadi, adesso do subito la parola a Cinzia, in questo primo aspetto, fanno parte di come si crea un sentimento d'amore, che magari si pensava che fossero gli astri e le stelle, una combinazione tra Giove e Mercurio a determinarlo, ma in realtà praticamente sono sistemi di comunicazione che portano a questo evento. Tu che dici, Cinzia, a tutto ciò? Io posso Il tuo dire, parere mi interessa tanto. io penso che in realtà l'inconscio sceglie proprio da lontano. Cioè, se tu stai nel bar e capisci che c'è qualcuno che sta passando con le caratteristiche che hanno la proprietà di generare in te un sentimento interessante, ma tu lo riconosci da dentro al bar. Non c'è neanche bisogno di scambiarsi, cioè, ma tu che fai? C'hai le figurine, cielo, 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 e Certo, mi manca, mi certo. manca, mi manca. Cioè, non c'è neanche bisogno di quel passaggio classico che tu definisci empatia. Esiste una forma di empatia che in realtà è una specie di incastro tra le tue necessità emotive, cioè come in te riescono a sorgere le emozioni. E come nell'altro, e tu sembra quasi che tu riesca a riconoscere come anche all'altro riescono a sorgere interiormente le emozioni. E si crea il famoso incastro. Questo per quanto riguarda l'amore, che non è una cosa così consueta. Cioè, in Ma realtà poi l'amore e non è una l'incontro cosa che è consueta. non è consueto Si può andare l'amore. anche al mare insieme, ma non amarsi in sostanza. Può Assolutamente essere sì. anche questo, sì. Si può anche Certo. fare l'amore senza amarsi, insomma. Questo anche è Assolutamente. possibile, sì. Beh, non avviene così facilmente poi alla fine questo Ah incastro, no, assolutamente. l'innamoramento, però quando avviene lo riconosci riconosci qualcosa che ti è familiare, anche se non lo sai, non passa per la razionalità, secondo me, passa semplicemente per il bisogno interiore di riconoscere la tua sfera emotiva. Ah, certo, lo stato di necessità è anche quello importante a spingere l'evento. Se io Sì. però stavo di dicendo che l'empatia non è solo una cosa logica e razionale, Appunto. scaturisce anche dagli stessi, come giustamente hai chiamato tu, inconsci delle persone. Le due Certo. persone si comunicano tra di loro e la parte logica della persona non lo sa. Ma esistono delle vere e proprie già comunicazioni tra di loro che creano le condizioni emotive. Esattamente, esattamente quello che volevo dire. Grazie. Cioè, nel senso che poi diventa realtà perché in realtà è già avvenuto un incastro, cioè è già stato un riconoscimento Bravo, e di esatto. necessità interiore. E quando avviene fra tutte e due, che non è, ripeto, così consueto, io nella mia vita non mi ricordo che sia avvenuto così spesso. E quando avviene è una potenza grossa, se stiamo parlando di amore, se Ah, stiamo certo, sì. parlando di quelli innamorati e dell'amore che sono i più pericolosi. E sono quelli che parlano le parole dei biglietti dei cioccolatini. Infatti, come gli finisce la scatola, se lasciano. Però voglio dire, e questo in quel caso, Certo. però, questo è il tema. Ma l'amore, quello l'amore che scatta con una potenza emotiva strabiliante, è veramente il riconoscimento inconscio dell'altro come quanto di più simile Ah, a te. sì. Senti, però andiamo incontro anche se a delle difficoltà su questo versante, su questo processo, perché non tutte le uova diventano pulcini in No. sostanza, e non tutti i pulcini diventano galli o galline in sostanza. Quindi queste varie fasi poi dopo si manifestano all'interno del rapporto proprio in funzione di come la natura di questo rapporto si crea, cioè in altri termini. Tra il dire e il fare c'è di mezzo il mare, possiamo usare questo assioma che sta a significare che io ho una intenzione emotiva nei tuoi confronti e devo verificare che se anche tu ce l'hai nei miei confronti, ma poi, preso atto che c'è tra i due reciprocamente, qual è il tuo intento all'interno di questo rapporto?
cioè in altri termini cosa cerchi e cosa vuoi. E qual qui è il mio intento all'interno di questo rapporto? Ecco, quindi, vedi, quando parliamo di simbiosi e quindi d'amore espletato, conclamato, è già sì. avvenuto tutto questo passaggio. La prova stessa che non sempre avviene. Ora però tu dici, è tutto, mi colgo questa tua affermazione importante, avviene come un flash improvviso, una magia che io avverto dentro. Però è anche vero che tu avverti dentro un amore verso qualcuno, oppure diciamo un interesse verso qualcuno, poi, o Certo. qualcuna. Poi bisogna vedere se c'è una reciprocità all'interno del rapporto, nel senso che io posso uscire con te, posso passare anche dei mesi, anche qualche anno, relazionare con te insieme. Però io lo faccio per raggiungere questo obiettivo e tu lo fai per raggiungere quest'altro obiettivo. E quindi potremmo trovarci in condizioni che una simbiosi non può manifestarsi, che è il sogno d'amore magari presente in una delle due persone, mentre l'altra persona potrebbe avere necessità di un'affinità elettiva. Quindi praticamente potrebbe avere la necessità di avere una compagna il weekend. Mettiamola così, per andare a fare una bella passeggiata al mare o in montagna, ma che poi durante la settimana vuole stare libero perché ha tante altre cose da fare. E quindi, oppure perché è una famiglia, eppure questo dobbiamo prendere in considerazione, tante volte cade anche questo. Quindi praticamente tu ti trovi in una condizione: che cosa devo fare io per far sì che questo rapporto che mi rende infelice, perché non è appagante secondo le mie esigenze, possa divenirlo. Ti sei mai trovata, Cinzia, in una situazione in cui tu amavi ma non eri amata come tu avresti desiderato? E che cosa è successo? Spiegami un attimo, perché tu sei l'esperienza di vita di tutti quanti noi. È successo ovviamente che poi ho portato a termine e personalmente il mio vero intento che era quello di finire, nel senso che quando si sceglie, cioè non sempre quella percezione inconscia che noi abbiamo di quanto ci è più simile è una buona percezione, che vuol dire che diventerà costruttiva, bisogna essere molto bravi. Perché quell'empatia iniziale potente diventi poi il rapporto costruito Bravo, nel tempo. certo. È Questa è certo. la differenza. Ecco, Allora. allora riproponiamoci su questo versante. Possiamo trovarci in condizioni in cui il sentimento non viene appagato secondo l'esigenza che la persona stessa ha. E quindi questo sentimento d'amore, proprio perché non viene appagato, si può trasformare in risentimento d'amore. Il risentimento d'amore che cosa comporta? Comporta rabbia e rancori. Rabbia sarebbe reattività in sostanza, rabbia e rancori sarebbero reattività. Comincia una parte di te a essere insofferente di quest'amore e questa parte che è insofferente è la nostra parte logica e razionale, la quale praticamente si trova un po' in difficoltà. E di conseguenza comincia a porre delle resistenze, in sostanza, spinge in un certo senso a un controllo del rapporto stesso e vuole intervenire e vuole controllare la componente emotiva e emozionale presente in noi e comincia ad accusarci la parte logica, per esempio, che diciamo troppe volte sì, quando a questa parte non sta bene. Come stanno andando le cose e noi continuiamo a dire sì, sapendo che ha ragione questa parte logica e razionale presente in noi che comincia a lamentarsi, a essere insoddisfatta, che però non possiamo fare nulla perché l'amore, il sentimento, la passione, ci porta a essere costretti a dire sì e a perdonare sempre, costantemente. E tante volte si va a perdonare oltre la propria dignità. Ti è mai capitato di trovarti in condizioni, Cinzia, in cui ti trovavi in stato dissociativo con te stessa, ossia la tua parte logica aveva delle riserve all'interno di questo rapporto, eppure non potevi fare a meno di continuare a frequentare questa persona
facendo finta che non era successo niente, e mentre dentro di te c'era tutto un rumore, il caso di dire, secondo la canzone del Festival di Sanremo che ha vinto, mi fai rumore in sostanza dentro di te, e Però non posso sopportare. Vai, dimmi pure alcune esperienze di amore incompreso. allora, io mi è capitato spessissimo all'interno di un rapporto di sentirmi più sola di quando sono sola. Questo è interessante, bello, sì. È una sensazione Sì. terribile, no? Dove hai la sensazione che l'altro, personalmente io avevo la sensazione che l'altro non mi seguisse o che io non riuscissi a seguire lui in qualche modo. Ma certamente non ho subito questo, e questo è un po' il mio problema. A volte nella costruzione di un amore, come direbbe Fossati, bisogna avere la capacità non di perdere la dignità, mai, quello mai nella vita, non di accettare cose inaccettabili, di avere la capacità però probabilmente di riuscire a capire quando c'è una dinamica e il vero problema non è tanto la questione in sé che si discute con l'altro, ma il fatto che non c'è capacità di venirsi incontro per risolvere quel punto insomma, di dissenso Sì, sì. Eh nell'altro. Ok? Quindi certo. in realtà la costruzione di un rapporto è la capacità di ovviare alle inevitabili che fanno parte della vita e alle inevitabili circostanze di disaccordo, di risentimento, che anche quelle fanno parte della vita. Se diventano però la chiave riconoscibile del rapporto, c'è qualcosa che non va. Ecco. Succede, sì, purtroppo può succedere. No, Ora io però. piuttosto, ecco, non ho trascinato mai rapporti in questi termini, mai l'ho fatto. Sì. Tante volte però ci sono, come posso dire, dei vincoli sia di tipo etico, sia di tipo, come posso dire, di sacrificio in sostanza, che non permettono alla persona di poter accedere comunque al piacere della sua vita, ossia spingono la persona al sacrificio. Vuoi per i figli, per esempio, vuoi per altre ragioni sostenibili, e si trova, per esempio, a non poter educare, pedagogizzare il proprio partner, in sostanza, perché ha paura di far soffrire persone care, per esempio, al di fuori di lei stessa o di lui stesso. Ha paura praticamente di andare incontro a sanzioni, a punizioni, o in altri termini di andare incontro a un abbandono affettivo con le conseguenze sofferenze di solitudine, oppure andare incontro alla presa atto di trovarsi condizionata da questo partner al punto tale da aver perso la propria libertà. Ci sono momenti, hai conosciuto persone di coppia che si sono trovate di fronte a questi tragici eventi, ossia che la persona perde il senso di libertà o il senso di perseguire i propri sogni, datosi dal sacrificio di poter mantenere la posizione per ragioni di Stato. Noi facciamo una netta distinzione nel momento in cui ci troviamo di fronte a delle difficoltà che ci impediscono di realizzare i nostri sogni. Ci dovremmo chiedere sempre se questo sacrificio che noi stiamo facendo è dovuto da una ragione di Stato, ossia di Stato, in quanto etica, in quanto dovere, è necessario che io assolva il mio dovere. Oppure da una ragione di status, ossia sono troppo coinvolta e non posso lasciare questa persona. Quindi possiamo trovarci in condizioni che aumenta la dissociazione conflittuale dentro di noi, al punto di poterci trovare di fronte a un vero e proprio problema, poi di aberrazione patologica, sintomatica, quale disturbi dell'emotività, del comportamento, ansia, angoscia, paura, panico,
depressione, somatizzazioni, e non basta. Possiamo trovarci anche di fronte a situazioni di malattia di tipo acuto, cronico e anche terminale. Quindi pensate cosa può portare un sentimento d'amore frustrato se perdi il senso della libertà e della consapevolezza e ti senti costretta a dover accettare cose che non avresti mai accettato, eppure non ne puoi fare a meno. È una situazione tremenda e nessuno ha mai pensato di collegare il sentimento d'amore frustrato e nella causa del problema di attaccamento affettivo, per cui trovarsi poi di fronte a veri e propri disturbi delle motilità e del comportamento, ossia stare male in sostanza. Ora, poi si può stare male la causa dell'amore, di cui la persona ne può essere consapevole, ma altre volte può capitare che tu perdi, datosi che vai a rimuovere il problema della sofferenza, perdi la causa di relazione, per cui soffri e non sai perché soffri. E questo è tremendo quando capita questa rimozione, questo accantonamento della causa. Vedi, il processo di rimozione ha uno scopo ben preciso, quello di farti accantonare la sofferenza, non fartela prendere in considerazione, ma questa sofferenza lavora dentro di te. Però tu la accantoni, la rimuovi, e in altri termini lavora in questo modo la rimozione, come il termine cuore, cioè occhio non vede, cuore non duole. Ma rimuovere non vuol dire, vuol dire dimenticare, ma non cancellare. Pertanto rimane in te il dolore che si manifesta poi negli attaccamenti affettivi, tutte le volte che ricevi un'altra successiva frustrazione d'amore, ti si riapre praticamente tutto il dolore di quella vissuta precedentemente. Ecco, questa dinamica. Tu ne sei stata mai consapevole o hai mai dubitato che se una cosa è andata male nel presente, del momento, è perché sono capitate situazioni del passato che ti hanno condizionato e quindi praticamente ti fanno vedere le cose che ti accadono in un modo, come si può dire, di forte sofferenza e dolore. Anche se fosse una cosa ordinaria, perché può capitare benissimo un disagio, un'incomprensione nella relazione, oppure anche un abbandono affettivo, e che viene visto da te tragicamente perché è la quinta volta che accade nella tua vita, ecco un esempio che voglio dire. Per cui tu non fai il collegamento con il passato, ti trovi a vivere una sensazione emotiva di dolore nel presente e non sai definire per quale motivo. E ti fai la prescrizione del sintomo, ossia apri la strada a quelle che sono le malattie dell'anima e anche fisiche, tra altre cose. Quindi pensate a che punto si arriva. Io il collegamento col passato lo faccio sempre, l'ho sempre fatto, forse i primi anni quando ero ancora ignara, proprio intorno ai 18, 19 anni, 20 anni, 22, non lo facevo perché lì non sapevo ancora nulla di me, assolutamente nulla. Quando poi, grazie a Dio, i messaggi che sono arrivati dall'inconscio mi hanno spinto a cominciare ad andare a lavorare su di me per capire di che si trattasse. E tutto quello che veramente mi faceva soffrire e non riguardava soltanto l'amore di coppia, riguardava proprio il mio rapporto con la vita. E io ho cominciato ad affrontarlo e ho tantissimi anni di lavoro alle mie spalle e questo non mi ha reso ancora capace di essere costruttiva nell'amore con l'altra persona. Cioè io nell'amore in un rapporto con un uomo non sono ancora così capace di avere questa costruttività. Ecco, Quindi adesso perché cosa succede? Senza entrare nel personale, raccontami un po' alcuni disagi che possono avvenire a riguardo. nel mio caso, ci sono stati degli eventi, alcuni di una potenza tale che non ho potuto fare a meno che dare spazio a loro e probabilmente quel treno lo potevo prendere solo da sola.
non mi poteva seguire assolutamente nessuno, anche perché era una pretesa folle. Quindi io ho avuto un incidente grave e per recuperare le conseguenze di quell'incidente gravissimo, io ho fatto una cosa che solo io da sola la potevo perseguire, perché altrimenti nessuno ne potevano, né, come di fatto è stato, nessuno avrebbe potuto capire il significato. Quando poi sono riemersa, adesso che sono riemersa, diciamo, da quel personale buio, da quel personale isolamento, oggi mi trovo ancora in difficoltà a gestire questo aspetto. Questo aspetto, voglio dire, non sono un po' fuori, scricchiolo un po', ecco, quando mi vedo, perché ho perso proprio anche la capacità di stare con l'altro, no? E Succede, sì, succede. quindi anche di prendere la mia vita e sapere che se c'è un'altra persona non la puoi vivere proprio come te pare. Ecco, Sì. io sono ancora impostata così. Per Sì. cui io non faccio tanto testo, però ho vissuto delle grandi storie d'amore prima che avvenisse l'incidente, di una potenza straordinaria, e devo dire, le ho vissute con una grande passione e inevitabilmente con una grande sofferenza, perché è l'altra faccia, è lo specchio nero dell'amore, quando l'amore costruttivo è un po' meno passionale ed è costruttivo, appunto. Senti, sì, il sentimento d'amore quando viene frustrato crea una crisi esistenziale. Questa crisi esistenziale si manifesta attraverso come possiamo dire, un conflitto della bere, della serie non riesco a conquistare le cose che desidero e quindi me ne devo dare una ragione e purtroppo si inizia ad autoattribuirsi delle incapacità, delle insicurezze. Tali da arrivare anche a denunciare un conflitto con noi stessi, ossia in altri termini esprimere un pensiero negativo del nostro agire, delle nostre capacità in sostanza. Altre volte invece ci crea una crisi di identità, ossia non ci sentiamo assolutamente ok con noi stessi, anzi si può arrivare anche a vivere un odio verso noi stessi. Perché non siamo stati in grado di conquistarci quell'amore che tanto avremmo voluto conquistare. Ecco, ti è capitato mai di trovarti o avere persone che si sono trovate, che conosci, in una crisi esistenziale per carenza di avere o una crisi dell'essere per non sentirsi ok in sostanza? E guarda caso a seguito dell'amore, quanto può incidere questo amore anche contro te stessa? Ma allora, anch'io è capitato anche a me, voglio dire, assolutamente, e questi 20 anni, forse il motivo per cui non ho avuto la storia è stato proprio perché non mi sono sentita all'altezza, quindi non vorrei che fosse sembrato, cioè in realtà io mi sentivo un po' brutta da troccolo, essendo stata un po' offesa dalla vita, quindi il motivo per cui non mi sono lanciata è stato proprio quello. E nel rapporto d'amore può avvenire con grande facilità che ci si senta incapaci, quando non ci si sente amati, ci si sente una cosa rovinosa buttata in un angolo. Però se noi in realtà non riusciamo a sottrarci da un riconoscimento di quel tipo, cioè di un riconoscimento che in qualche modo ci offende, ci depaupera del nostro valore, ci svilisce Ah, dal non certo, essere sì. amate, detto più semplicemente, e secondo me da lì bisogna togliersi. Sì, ma senti Bisogna cercare. un po', il cellulare ti ha aiutato o no nella gestione delle crisi sentimentali affettive? Il cellulare, che ruolo ha avuto il telefonino? No, Vedi il un po'. telefonino nel mio caso, il cellulare Come hai nel definito tu questo cerino? Spiegami bene il concetto di cerino. Ah, questa è un'altra della scatola, cioè che dico che il cellulare ci vogliono fa tutto, no? Dico che il cellulare è più grande di onnipotenza nel mondo, con sti tastini, con sta quella scatola di dei 5 centimetri, su cui con un piccolo pulsantino ci vai 850 cose, ci scrivi una lettera, ci scrivi una mail, ci interrompi la conversazione, ci telefoni a uno, al tempo stesso rispondi all'altro, lo metti in linea, tutto questo su una cosa di una grandezza microscopica. Quindi insomma sì,
sicuramente tutto il virtuale è più grande Ma ruggito te di lo una porti bestia. anche in camera da letto tu, il cellulare, come No, fanno no, le no, no, persone? no, 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 assolutamente. Ti Io dormono carica, sopra, ti dormono sopra. assolutamente, ma non voglio né vedere né sentire, per carità, io E quando impedisco vai a cena con una persona, qualcuno. o per interessi di lavoro oppure sentimentali, te lo tieni accanto il cellulare sul tavolo della cena, in sostanza, lo utilizzi, gli dici: mi scusi un attimo, scusami un attimo, devo rispondere a questo signore. Insomma, Ah, no, no, praticamente perdone. No, non, beh, insomma, non io sei tendenzialmente. dipendente del cellulare più di quanto sia necessario, oppure No, sì. no, non sono più di quanto sia necessario. Cioè, se aspetto una telefonata di lavoro, se devo fare delle cose di lavoro, è chiaro che me lo tengo a portata di mano. Ma non sono, no, cerco di, non sto attaccata al telefonino tutto il tempo. Se c'è qualcuno che mi interessa e aspetto un messaggio, beh, sì, lo guardo. Però insomma, non so, di mio tendenzialmente non sto attaccata al Ma perché i telefono. bambini sono attaccati H24 sul cellulare? Spiegami questo. È Secondo il perché è tuo punto di vista, perché secondo il mio hanno punto. questa dipendenza del cellulare? Ce l'hanno pure i grandi, non ce l'hanno solo i bambini. E noi siamo molto poi bambini in realtà, perché l'onnipotenza è dei bambini, è un tratto del bambino, quindi è tutto il virtuale è onnipotenza allo stato puro. Il bambino con questo affaretto così piccolo pigia quei tasti, appunto, che con un tasto solo se lo spingi quattro volte, ti interrompe la telefona, telefona a tua madre, torna indietro, fa un giro, fa la spesa, tutto sempre con lo stesso tasto pigiato quattro volte. Quindi automaticamente il bambino è esaltato dal vedere la sua onnipotenza proiettata nella realtà. Ecco, sì, e siamo un po' bambini tutti quanti noi, sempre e costantemente. Adesso Certo. però, in questi ultimi minuti, voglio chiederti se ti sei mai accorto che c'è una, o hai mai scoperto che c'è una perfetta analogia dal rapporto di attaccamento affettivo vissuto con i genitori al tempo della fase infantile e adolescenziale, prima e seconda. E come scegli e ti comporti con i partner della tua vita? Hai trovato mai una analogia, se dice questo termine? Trovato l'analogia, è esattamente quella. Mo io non l'ho detto per educazione, però voglio Per dire, educazione, non l'ho questo. detto per educazione perché era inutile fare tutta la seduta e la spiegazione e la lezione. Però voglio dire, quando noi andiamo a cercare qualcuno che ci mortifica, in realtà andiamo a cercare ancora la definizione di mamma e papà quando ci mortificavano, e non c'è nessuna colpa in questo, e ognuno di noi dagli altri quello che può dare, e questo rientra nell'ottica dell'amore. L'amore, probabilmente dobbiamo farci una ragione del fatto che l'amore in sé è sbagliato e nella sua sacrosanta necessaria utilità e nella sua straordinaria vitalità. Mamma e papà anche a volte ci hanno dato delle definizioni sbagliate, e su queste definizioni sbagliate noi costruiamo tutta la nostra vita futura, È chiaro, è nel senso chiaro, sì. che andiamo a cercare persone che ci ameranno nello stesso modo, dubitando delle nostre capacità, come spesso hanno fatto mamma e papà, e hanno detto che vai bene, però mi hanno detto che puoi fare meglio, che è sta cosa terribile, dove nessuno ti riconosce mai che hai fatto bene qualcosa, e Esatto. infatti siamo tutti arrampicati, tutti aggrappati a cercare di fare sempre meglio di quello che già facciamo, perché nessuno mi ha mai detto ti amiamo così perfettamente per come sei. È vero, sì. Oddio, adesso io qui non so quanto attribuire la responsabilità a terzi rispetto a noi, genitori o altre persone significative della nostra vita, o quanto attribuirla a noi stessi, perché molti non sanno che esiste la paura dell'emulazione del mito genitoriale. Questa paura dell'emulazione del mito genitoriale ci porta a questo tipo di confronto. Tutto ciò che abbiamo giudicato e criticato negativamente, o aver visto soffrire, il genitore, del medesimo sesso, temeremo per tutta la vita essere presenti in noi gli stessi difetti, o vizi comportamentali, se non altro per DNA.
di tale genitore, per cui siamo portati a difendere noi stessi dal pericolo di essere come lui. Tutto ciò invece che abbiamo giudicato e criticato negativamente nei confronti del genitore di sesso diverso, e qui il punto dell'amore, ci troviamo inavvertitamente ad agganciare emotivamente persone di sesso maschile che diventano partner, che guarda caso hanno lo stesso modello comportamentale del genitore padre per un soggetto femminile, in Hai quanto detto genitore sessuale. papà, hai capito il lapsus, non l'hai sentito, hai detto papà partner. Sì, è vero, Hai sì. capito il lapsus. Certo, sì, ci ho capito. Quindi sì, è esattamente così. Prima, quando ho detto l'amore è sbagliato, volevo dire che l'amore è imperfetto. Tu hai avuto un buon rapporto con la mamma o con il papà? Così tanto per valutare dove potresti trovare difficoltà nella gestione delle relazioni sentimentali e affettive della tua vita, persuasione a ripetere. Allora, mio papà l'ho perso che avevo 8 anni, quindi mio papà è idealizzato, cioè è chiaro che mio Idealizza. papà era perfetto, no? Mio papà non è passato sotto la gogna della realtà della vita e quindi chissà se invece lui fosse vissuto, quanto magari avremmo litigato, avremmo discusso, non lo so. Con mia madre e come con sempre con la madre, il rapporto è stato assolutamente conflittuale. E questo però mi ha permesso anche tante, di fare tante belle cose. E questa conflittualità con la mamma mi ha permesso di crescere e mi ha permesso di fare un gran lavoro su me stessa, e fino a scriverci appunto uno spettacolo che si intitola E Mamma. quello è interessante, sì. E lo stavo dicendo: Mamma, sei sempre nei miei pensieri, spostati, è proprio il titolo, è proprio frate acceso su quello che abbiamo detto fino adesso. A un certo punto bisogna capire dove finisce mamma e dove cominciamo noi. Per Sì, io mi essere ricordo la famosa telefonata della mamma, mi ricordo la telefonata della mamma. Sì. Anzi, certo. esattamente, quindi bisogna capire, e mamma, attenzione, mamma è il suo ruolo. E lo svolge proprio nella conflittualità, nell'amore straordinariamente che rasenta la tragicità per quanto è potente e si porta dietro la conflittualità. A un certo punto, la stiamo semplificando la faccenda, è ovvio, Certo, a un ovvio. certo punto bisogna fermarci un attimo e capire dove finiscono i pensieri di mamma nella nostra testa, dove cominciano i nostri, ma solo per essere libere di essere noi stesse e di cominciare ad amare nostra madre in maniera diversa, in maniera adulta e non più infantile. Questo lo dico come se fossi capace. Sto sempre lavorando, ma si lavora tutta la vita, perché ci sono quelli che Sì. fanno tutto, che c'è la sveglia, che Sì. sono e basta, sei guarito. Ma dopo stai bene, quando queste domande tipo, ma dopo stai sempre bene? Ma Ah, no, sì. no! Cioè, voglio dire, impari solo a gestire le difficoltà della vita. Ah, certo, è guai se si risolvono, perché poi ci viene a mancare la componente energetica necessaria per le nostre emozioni. Infatti, c'è un assioma riguardante la nostra felicità. Vorrei che lo discutessimo, che potessimo parlarne un po' insieme, che dice, felice è colui che persegue i propri sogni, persegue, quindi sottolineo, non conquista, ma persegue i propri sogni, lo sottolineo, in libertà e in pace con la propria coscienza. Quindi sono tre principi non negoziabili, ma, come si può dire, forti, che rendono, si può dire, la vita difficile. Perché devi perseguire i sogni, devi farlo in libertà e senza creare problemi alle persone care e quindi alla tua coscienza. Caspita, dimmi un po' se è facile, che ne dici tu? Non è facile, no, però la chiave della vita è cercare se stessi e questo è cercare se stessi continuamente, cercare se stessi ogni volta che ci si può trovare sotto un raggio di luce diverso, ma non smettere di perseguire veramente il nostro percorso, che è il desiderio di raggiungere la libertà di essere noi stessi. Questo io penso che sia, e prevede che dentro c'è tutto in queste belle parolette, così capi, ne voglio dire, no, fuori dopo. Ma Sì, c'è dentro certo, sì. tutta la vita, c'è dentro tutta la conflittualità, c'è dentro il dolore, c'è dentro la felicità, c'è dentro il rischio che a volte non vogliamo correre di fallire.
Certo, è certo, c'è la paura anche, c'è la paura, c'è l'angoscia, c'è l'ansia, e com'è? Caspita, ecco, Fanno noi parte dobbiamo, certo. della vita, sono proprio nel pacchettino che ci consegnano quando veniamo al mondo. Sì, esatto, e questo è il punto fondamentale. E senti, i rimorsi, i rammarichi e i dispiaceri, mi puoi dire due cose su questo, su questi sentimenti? Anche questi sono sentimenti, emozioni. I rimorsi, i rammarichi e i dispiaceri per come sono andate le cose nella nostra vita rispetto a come avremmo dovuto o voluto che andassero. Questo ci crea dei rammarichi, dei dispiaceri. Essi si presentano, per così dare un senso completo al concetto, si presentano attraverso rimpianti per non aver preso decisioni e lasciato andare o perché non si è avuto il coraggio di farlo, ma anche a seguito di rimorsi, quindi rimpianti e rimorsi. Rimorsi invece perché hai preso decisioni nella vita, ma queste decisioni si sono manifestate fallaci, ossia fallimentari. E quindi praticamente tutto questo ti crea praticamente dei rammarichi e dispiaceri. Ma posso Tu che dire ne una cosa? Io pensi di questi rimorsi, di questi rammarichi? penso che quando si dice, cioè, nella vita la sofferenza c'è e si manifesta anche a volte attraverso quelli che sono definiti i rimorsi, i rammarichi. Ognuno di noi le cose le fa quando è pronto per farle e quindi rischia spesso di sbagliare se le fa prima del tempo o non le fa in tempo o le fa o non le fa. Ma non ci si può autoflagellare per aver Esatto, sbagliato. esatto. Autoflagellare, cioè nella vita l'errore è fondamentale, è dinamico l'errore. Cioè l'errore, quando tu dicevi la frase perseguire in pace con la propria coscienza, non vuol dire che uno sta così. Certo, è certo. Ecco, perché quello si chiama rincoglionimento, significa che Certo. uno accetta di sbagliare. E quindi questo è il rischio che si deve prendere, accettare le conseguenze di accettare l'errore. Non lo potevo fare, non lo sapevo fare. Quindi accettazione e non accanimento. Sei d'accordo? Stai dicendo questo? Tu Assolutamente. stai dicendo, suggerendo alle persone che ti ascoltano di fare molta attenzione all'accanimento e invece Lo stai suggerendo. praticamente passare all'accettazione e forse anche al perdono, anche se è difficile perdonare in sostanza. Perché è difficile, cara Cinzia? Perché è difficile perdonare? Dammi il tuo pensiero del perché è difficile. Perché è difficile, lo so benissimo che è difficile, ma perché è così difficile perdonare? Perché in realtà stai rinunciando a una parte di te stessa che non vuoi negoziare. È proprio come quando il bambino non vuole, proprio non vuole credere. È proprio, credo, questa è la sensazione che in questo momento che me lo stai chiedendo, perché è una cosa sulla quale, Certo. non essendo capace di perdonare, non ci ho riflettuto. Non Senti, essendo capace di farlo. la verità a mio avviso è questa, che esiste l'accanimento e non l'accettazione e il perdono, perché l'individuo non accetta che la sua salvezza deve passare attraverso la sofferenza. Cioè, c'è una frase che dice: tutti vogliono andare in paradiso, ma nessuno vuole morire, per rendere l'idea in sostanza. Ma come si fa ad andare al paradiso senza morire un pochettino almeno? Quindi come si può praticamente passare alla salvezza della nostra anima, del nostro pensiero e della nostra vita senza passare attraverso, avere il coraggio di passare attraverso quelle sofferenze che abbiamo rimosso, che invece dobbiamo promuoverle? Qui Santo Freud entra proprio in pieno, insomma, a dire promuovi quello che hai rimosso e ti salverai. Però quello che hai rimosso nel momento in cui lo promuovi ti genera dolore, ti genera sofferenza, ma la devi accettare. Sai che soffri per non soffrire più, mentre se continui a mantenere freddo l'accantonamento del rimosso, avviene il contrario, ossia praticamente continuerai a soffrire e la cosa peggiore che non sai neanche il perché stai soffrendo. Questo è un punto fondamentale. Su questo concetto, tu che sei una grande trasportatrice delle esperienze di vita, cosa puoi dire?
È possibile perdonare passando attraverso la sofferenza? E il perdono non è un atto d'amore? Come mai questo sentimento d'amore si può trovare in condizione di non poter essere conclamato, realizzato, perché ci è difficile aprire le sofferenze che i rammarichi, i dispiaceri del passato ci hanno creato. Questa difficoltà si può superare. Tu l'hai superata questa difficoltà di passare No, attraverso la sofferenza per perdono. perdonare i torti ricevuti. Allora, sicuramente la sofferenza è una cosa che io ho accettato nella vita. Il perdono della sofferenza che mi hanno causato gli altri, quello faccio molta fatica ancora, moltissima, ma veramente molta, e non sono capace di farlo. Sono sincera, e è sicuramente il mio prossimo obiettivo. Ah, Non bene. sono capace di farlo, ma so che il perdono è un dono, perdono, e lo si fa Certo. perché è un dono, è il riconoscimento di un dono che tu fai di fronte a un torto subito, che è il massimo della superiorità, il massimo del distacco, il Anzi, massimo del. potrei dire che è il massimo atto d'amore che una persona può esprimere. Esattamente, il Il perdono è il massimo massimo. atto d'amore, perché amare è senza sofferenza sono tutti buoni. Ma vatti a mangiare l'anguria coi semi, insomma. Ecco, cioè, voglio dire, con le difficoltà è più difficile. Assolutamente. Certo. Il mio prossimo Bene. obiettivo è. Senti, Cinzia, se ti è piaciuto questo dialogo che abbiamo fatto insieme, ne facciamo un altro però in modo diverso, se tu lo accetti. Ossia quello che sei tu a farmi delle domande e parlare insieme su cose che interessano a te, non più il sistema, la materia. Io passerei sul tema prossimo, se tu vuoi, per così informare anche i nostri amici che ci ascoltano, sul tema non c'è salvezza senza sofferenza. Se ti piace, possiamo fare un incontro insieme su questa tematica. E poi Sono sei libera, tu puoi dire quello che vuoi e farmi delle domande su quel che intendi. devo andare, non posso proprio farsi incontro perché avevo promesso all'amica mia. Certo che sì, certo che sì. Ero ironica, Certo, non mi hai sentito, però ho detto se me lo chiedi in diretta, certo che ti dico, è ovvio, certo che non c'è. Com'è? Rifai la domanda, rifammi la domanda, com'è? Non c'è assolutamente. praticamente non c'è salvezza senza sofferenza. No, non c'è. Cioè, dobbiamo No. accettare di passare attraverso una sofferenza. L'atto La d'amore è proprio la sofferenza, e questo ce l'ha insegnato anche praticamente grandi miti. Stessi della vita, la sofferenza è la catarsi, la liberazione, è proprio la sofferenza. Noi abbiamo l'idea che la conoscenza è la liberazione, no, è l'atto d'amore, la liberazione. Questo è molto importante. E quindi è quello di condividere con il nostro inconscio le sofferenze che il nostro io bambino ha vissuto, soprattutto nella fase infantile adolescenziale, dove c'è l'imprinting, c'è il turbamento base dell'uomo che poi si ripropone nella vita nei diversi turbamenti relativi. Noi vogliamo governare e gestire il piacere e la gioia e non la sofferenza e il dolore. E vogliamo fare in modo che questo avvenga consapevolmente, sapendo che l'atto del cambiamento non è conoscere, ma amare, questo è importante. E amare vuol dire superare le sofferenze e i dolori. Allora sì che l'uomo può essere felice in questo caso. Quindi l'amore ci può salvare, mentre il risentimento ci porta direttamente alle malattie e alle sofferenze più profonde, oserei dire al dolore. Ebbene, cosa diresti ai nostri amici per concludere, cara? Io li saluto Direi così. che hai. Sentiamo il tuo parere, cosa l'ultimo messaggio che dai a loro.
fatto un bellissimo percorso, sei partito con una leggerezza assoluta per poi in realtà arrivare a dire quello che bisognava dire, che in realtà il perdono è la capacità di accettare la sofferenza ed è il più grande atto d'amore. Quindi credo che più bella di questa conclusione, e la Pasqua vuol dire proprio questo, io non sono una religiosa osservante assolutamente, ma fu in fondo il significato della resurrezione è proprio questo. Esatto. Lui passa attraverso il dolore, per amore. È questo esatto, bravo. E ripeto, io non sono assolutamente, quindi ne sto parlando proprio in senso filosofico. Sì, capisco, capisco, Assolutamente. capisco. È perfetto, è Un perfetto. grande, cioè, passaggio bellissimo, passaggio dalla Pasqua come senso proprio di resurrezione, veramente dalla capacità dove non è conoscenza ma è capacità d'amore ed è bellissimo. E ci vuole proprio in questo momento in cui passiamo una Pasqua, passeremo una Pasqua speciale, in modo speciale. Ricordiamoci solo Papa Francesco, solo in quella meravigliosa piazza di San Pietro, quella sera che pioveva, quel pomeriggio che pioveva. È un esempio per dire che succede anche questo, ma noi vinceremo senz'altro e vinceremo con l'amore. Che vince e trionfa sempre su tutti. Cara Cinzia, ti ringrazio e spero di vederti presto anche a teatro, appena riapriamo praticamente le nostre attività, ecco, usiamo così, sociali di cui abbiamo tanto bisogno. Ciao Cinzia, ci vediamo presto. Ciao cara. E Ciao, ciao ciao. amici, ci sentiamo mercoledì.